Benvenuti a questa nuova puntata. Oggi abbiamo un ospite che ve la presento subitissimo, è Annalisa Ignesti. Come stai, Annalisa? Ciao Leonardo, sto bene, buon pomeriggio, grazie di avermi invitata a parlare di un argomento così bello. Io ti ho conosciuta sui social, ho visto il tuo profilo, questo è il tuo profilo, ci racconti cosa fai, Annalisa? Ci avete 2 o 3 ore di tempo? Ecco, no, infatti, ecco, il paletto è il tempo televisivo che stringe, quindi vai. Assolutamente. Io mi occupo di comunicazione, marketing operativo, organizzazione eventi, nel settore del design e dell'architettura. Ho una società che si chiama Flamingo Firenze, con un team di professionisti che mi aiutano in tante delle sfaccettature del mio lavoro. Di fatto cosa facciamo? Mettiamo in contatto le persone in modo creativo, organizziamo scatole creative in cui aziende che si occupano di arredamento principalmente, quindi grandi gruppi, che si occupano appunto di finiture di interni, di produzione di arredamenti, possono incontrare il loro pubblico di utilizzatori finali, di utenti finali, che sono principalmente professionisti che operano in questo settore, quindi architetti, interior designer, grandi committenze. Quindi è un lavoro molto creativo, è un lavoro in Wow. cui la parte umana e interpersonale è veramente tanto Wow. importante, perché si lavora con le persone, si lavora in questo momento a maggior ragione diventa complicato. Insomma, Covid, momenti un po', insomma, difficili anche per organizzare eventi, però facciamo tutta una serie di attività che, nonostante il periodo che stiamo vivendo, ci consentono di aiutare i nostri clienti a entrare in contatto rapidamente con il loro pubblico di riferimento. Come è cambiato in un momento come questo, tra l'altro, la necessità di vivere gli spazi? Come è cambiato? Allora, è cambiato radicalmente perché da marzo dell'anno scorso ci hanno detto che tutto quello che noi sapevamo della libertà dei muoversi, dell'incontrarsi, di far cose doveva essere necessariamente ridotta per questo maledetto virus che ci tiene in ostaggio ancora, speriamo per poco. Quindi di fatto perché io parlo di scatola creativa? Perché una scatola creativa può essere ovunque, può essere all'interno di un ambiente in ufficio, può essere all'interno della vetrina di un negozio, come in questo caso nelle foto che state vedendo, ma può essere anche all'interno del salotto di casa. Ad esempio, proprio perché tu parlavi degli eventi, noi durante il periodo della pandemia, quindi quando eravamo proprio tutti chiusi in casa, cercare tempo e modo di passare le giornate, ci siamo inventati questo format che si chiamava l'architettura in salotto, dove abbiamo invitato grandi aziende a parlare con principalmente architetti, interior designer, insomma tutte le persone che comunque erano a casa in quel momento a cercare come passare il tempo, a parlare di temi di architettura, quindi cose proprio legate all'interior design, ma anche temi più alti, quindi parlare proprio di architettura con grandi personalità del mondo del design. E quindi è stato un momento veramente bello in cui c'è stato proprio per questo una scatola, perché anche un salotto può diventare un punto d'incontro Un se tu hai luogo. un computer e una telecamera che ti tiene in contatto con l'universo, ecco. Certo. Allora, nella tua esperienza, poi tra l'altro parlando proprio con tutti questi personaggi addetti al settore, no? Parlavi di interior designer, architetti e quant'altro. Secondo te, questo momento di cambiamento è arrivato per rimanere in determinate situazioni? È sempre valido il concetto di dover andare tutti in un ufficio a lavorare? Secondo te, diciamo, quale di questi nuovi modi di lavorare rimarranno e quali invece torneranno a essere come prima? Beh, io credo che insomma, questa pandemia ci ha cambiato un po' tutti, no? Proprio radicalmente nel modo di approcciarsi al lavoro, agli altri, alla vita in generale. Credo che resterà l'utilizzo molto più approfondito di questi che sono strumenti di comunicazione meravigliosi che abbiamo. Cioè, io e te adesso stiamo facendo un'intervista, io sono a Firenze e tu sei a Arezzo, immagino, no? In questo momento. Certo, in questo momento sì. Quindi ci consente di non essere necessariamente entrambi nello stesso posto e quindi questo accorcia anche i tempi tecnici a volte, no? Prima dovevamo organizzarci per andare, non so, a fare una riunione a Milano piuttosto che una riunione all'altro capo del mondo e quindi serviva un po' più di volontà, ecco, per organizzare l'incontro, movimenti, spostamenti che poi richiedevano tempo e costi, ovviamente. Quindi questo periodo ci ha insegnato a utilizzare in maniera molto più smart tutti questi momenti.
questi tempi, insomma, che possiamo massimizzare, diciamo, chiamiamolo così. Dall'altra parte, sicuramente manca il contatto umano vero e proprio, quindi ci manca di incontrare le persone, riuscire davvero anche, no, a rompere un attimo questo periodo che è veramente tanto lungo, in cui stiamo tutti un po' troppo nel nostro mini mondo, che può essere un ufficio, che può essere la casa, o comunque la cerchia molto molto stretta dei contatti che frequentiamo abitualmente, ecco. Quindi credo che di buono questa pandemia ci lascerà questo, il fatto di utilizzare di più i mezzi di comunicazione che abbiamo, ecco. Certo, poi l'utilizzo ovviamente dei social oggi sta dando supporto a tutto quello che è la parte sociale, tra virgolette, che inizia a essere un po' assente, anche se ci stiamo già un po' affacciando a delle riaperture, delle normalità, diciamo così. E questo è stato per molti anche un periodo di formazione, no? Un momento in cui uno ha delle limitazioni per uscire, quant'altro, ha scatenato un po' tutta la parte di formazione. Io so che hai molto a cuore la formazione, quindi parliamo un pochino anche non solo della tua parte professionale, ma poi questa è una passione, se ho capito bene, giusto? Allora sì, è un lavoro di fatto, perché io insegno da quasi 10 anni all'OIED, che è l'Istituto Europeo di Design, un'università privata tra le più accreditate, insomma, nel mondo proprio per il design. Il mio corso si chiama Design Management e io insegno nella triennale di questo corso di laurea. Diciamo che insegno a questi ragazzi meravigliosi quello che faccio di lavoro, quindi come si comunica, come si promuove, come si riesce a raccontare in maniera efficace il prodotto design. Quindi tramite tutta una serie di attività che vanno da, appunto, le pubbliche relazioni, l'organizzazione di eventi, ma anche proprio come comunicare il messaggio pubblicitario e come essere efficaci in quello che davvero vogliamo trasferire ai nostri clienti, che siano privati che devono ristrutturare un'abitazione o che siano un grande gruppo a cui magari i ragazzi che ho in classe poi in futuro si troveranno a approcciarsi per ragioni lavorative. È una grandissima passione, hai detto bene, infatti, perché l'insegnamento paradossalmente ti dà molto di più, cioè ricevi molto di più di quello che dai, perché questi ragazzi sono una classe di ragazzi intorno tra i 20 e i 30 anni più o meno, con un'energia e con una passione fuori dal comune per questo settore, quindi sono davvero un'iniezione di carica e di energia anche per me, perché mi ricordano tutte le volte di quanta passione davvero ci vuole per far bene quello che si sta facendo e per essere davvero performanti nel nostro lavoro, e quindi assolutamente, insomma, interessante. Poi tanti di questi ragazzi alla fine, per una ragione o per un'altra, rimangono sempre nella mia cerchia abbastanza stretta, insomma, o di contatti lavorativi, ma insomma diversi ragazzi che avevo in classe all'OIED, poi una volta che si sono laureati, li ho anche inseriti all'interno del mio team per lavorare, insomma, insieme. Quindi è proprio un momento molto bello anche di scouting per trovare persone brave, nuove, con cui fare belle collaborazioni di lavoro. Che cos'è per te il design? Per me il design è, intanto il design è ovunque, quindi il design è quello, è tutto quello che intorno. è il bello che ciascuno di noi può ricreare intorno al proprio vivere. Quindi non necessariamente per avere una casa di design dobbiamo avere una casa brandizzata dai grandi nomi del design internazionale. Il design è quel qualcosa che davvero ti rappresenta e che ti fa vivere bene i tuoi spazi, quindi ti fa sentire a casa, a volte anche solo, veramente io lo consiglio sempre anche a volte ai miei clienti, non importa mica sempre cambiare un divano, a volte basta davvero cambiargli la fodera o cambiare semplicemente la fodera dei cuscini. Questo è un esempio che faccio spesso per dire quanto veramente poche piccole accortezze possano davvero fare la differenza nelle grandi cose. Wow, ma allora, da una parte ovviamente c'è chi pensa al design, quindi come creare un ambiente, come creare uno spazio e quant'altro, dall'altra parte c'è, tra virgolette, chi lo subisce, nel senso che senza sapere poi viene coinvolto nel design. I brand, soprattutto, al di là delle persone per le proprie case, e si stanno accorgendo dell'importanza anche degli ambienti?
Assolutamente sì. Allora, partiamo dal concetto che lo spazio casa è lo spazio del vivere per ciascuno di noi, no? Quindi è la nostra dimensione più intima. Le grandi aziende di design da sempre fanno molta attenzione a massimizzare il benessere all'interno di questi spazi. Ovviamente la pandemia appena passata ci ha insegnato quanto è importante che gli spazi dove noi viviamo siano a maggior ragione belli, confortevoli, accoglienti e che ci facciano sentire bene. Quindi proprio per questa ragione, sempre di più in questo momento storico, c'è bisogno di tutta una serie di criteri che ci aiutino davvero a vivere bene i nostri spazi. Quindi case sempre più luminose, case sempre più verdi, non è necessario necessariamente avere un non è indispensabile avere un balcone piuttosto che uno spazio esterno. Esatto, vedi, te sei l'esempio. Vedo anche dai tuoi specchi dietro, vedo che anche te effettivamente il verde. Casa mia è una giungla, cioè casa, ufficio, qualche cosa, giungla, le pareti, piante, veramente importante questo. E poi anche l'utilizzo di tutta una serie di materiali come ad esempio i tessuti naturali, quindi cotone, lino per le tende piuttosto che per i divani, cioè tutti i materiali che ci fanno sentire sempre, sempre di più a contatto veramente anche con quella che è la natura, i materiali semplici e ritrovare un po' anche le origini, no? Quindi diciamo c'è un po' un ritorno alle cose semplici anche nel design. Ma allora, finora abbiamo parlato comunque di design rivolto a chi lavora, no? Nel senso tu aiuti le aziende, aiuti magari anche unisci, no? L'offerta alla domanda, come spiegavi prima, ma per chi vuole entrare, imparare e quindi lavorare nel settore del design, io so che fai anche molta formazione. Assolutamente, assolutamente. Io insegno da quasi 10 anni all'OIED, che è l'Istituto Europeo di Design, è l'università in cui si formano la maggior parte degli interior designer del futuro. Insegno al secondo anno del corso triennale appunto in interior design. Il mio corso si chiama Design Management. Che cosa insegno a questi ragazzi fantastici? Insegno come si comunica, come si promuove, quali sono gli strumenti, insomma, per far leva sulla comunicazione nel settore del design. Quindi di fatto quello che è il mio lavoro poi nella quotidianità cerco di trasferirlo, purtroppo in questi ultimi 2 anni con un po' più di difficoltà dovuta appunto alle lezioni in DAD rispetto agli anni passati che si facevano completamente in presenza e quindi ci potevano essere anche visite alle aziende piuttosto che incontrare direttamente altre persone che fanno proprio questo lavoro e che riuscivano a trasferire anche in maniera più forte, no? Magari certi concetti ai ragazzi. Però loro sono molto bravi, molto svegli e molto dinamici, quindi anche attraverso lo schermo di un computer mi danno grande soddisfazione e vedo che sono molto ricettivi, insomma. Quindi sì, è veramente una bella attività quella dell'insegnamento, sono veramente privilegiata di poter fare questo lavoro. Questi ragazzi che studiano una carriera comunque di, dicevi, 3 anni, giusto, il corso... I corsi di laurea sono triennali, è un'università privata all'OIED, sono triennali, poi ovviamente se uno desidera fare una laurea magistrale ha l'opportunità di passare ad altre facoltà oppure di fare dei corsi integrativi per prendere appunto la laurea quinquennale, però sì, sono triennali. Sono tutti ragazzi che arrivano appassionati del settore, vanno oltre o c'è sempre quella richiesta? Perché spesso magari nel settore, in altri settori, il videomaking e quant'altro, la domanda spontanea è: ma c'è lavoro? Ma c'è possibilità? È una cosa che si studia secondo te a prescindere perché nasce da una passione o è anche un momento storico dove c'è tanta richiesta di design? Allora, sicuramente c'è tanta richiesta di creativi nel mondo, perché la creatività è la cosa di cui qualsiasi settore ha più bisogno. Io vedo che tutti i ragazzi che arrivano da noi sono tutti ragazzi spinti da una fortissima passione per questo settore, quindi che vogliano fare l'interior designer piuttosto che retail designer, piuttosto che ci sono tante poi, no, sfaccettature di questo lavoro che possono essere seguite, anche non lo so, ad esempio chi si occupa dello styling, di tutta una serie di iniziative che possono essere a contorno di questo settore, quindi lavorare
fianco a fianco con le aziende di produzione, anche per allestire i vari set fotografici su cui poi vengono fatte le pubblicità e quant'altro. Quindi a seconda poi anche dell'indirizzo che uno vuol prendere, diciamo, questa università prepara i ragazzi davvero ad avere un'apertura mentale così ampia che qualunque cosa andranno a fare poi in un futuro nel settore del design, loro in questi 3 anni hanno avuto modo di avere dei piccoli assaggi, no? Delle sfaccettature di questi lavori, li hanno visti un po' tutti, perché tutti noi docenti siamo persone che lavoriamo in questo settore e che possono appunto dargli uno sprint importante, ecco, dal punto di vista di quella che è la nostra professione, e quindi metterla poi al servizio del loro sapere, ecco. Ecco, quindi Annalisa, la creatività salverà il mondo, diciamo così. Senza dubbio, sì, insieme alla bellezza, che poi è quello che contraddistingue il design. Annalisa, grazie di aver partecipato alla trasmissione, ci hai dato una marea di spunti, quindi sono veramente contento. Grazie a te, è stato un piacere incontrarti, anche così, insomma, con questi mezzi nuovi, meravigliosi di comunicazione, e grazie mille e buon lavoro. Allora, se siete davanti ai social, come dico sempre, commentate, condividete. Se invece siete davanti alla TV, rimanete lì sintonizzati. Noi ci vediamo nella prossima puntata.